Nuovo crollo alla ex Toscana Tabacchi ad Ambra, frazione di Bucine. Lo stabilimento produttivo ha, come sappiamo, il tetto in amianto, abbandonato da anni. Il tetto sta crollando un pezzo dopo l'altro. Da Montevarchi, il sindaco della città, Chiassai Martini, fa partire una dura lettera di contestazione a Sei Toscana per i problemi nella raccolta del multimateriale. Non paghiamo finché il servizio non riparte. E sempre il sindaco Chiassai annuncia l'avvio dei lavori per l'inversione di marcia di via Burzagli, 18.000 euro il costo. Obiettivo: agevolare l'accesso delle auto in centro storico. Maratona di 30 ore a Cavriglia contro l'autismo, la bracciata collettiva da sabato 24 a domenica 25 vedrà riunite famiglie, operatori e ragazzi affetti dalla sindrome. Tornano i robot radiocomandati dell'ISIS di San Giovanni Valdarno in piazza Cavour sabato pomeriggio 24 marzo, l'evento realizzato in collaborazione con Confcommercio. Avrebbero commesso almeno 66 furti in abitazioni nelle province di Siena, Arezzo e Firenze tra il 2017 e il marzo di quest'anno, 7 persone arrestate. Ed infine dalla Regione Toscana il presidente Corecom Enzo Brogi sui partiti cosiddetti nativi digitali: non hanno strutture fisiche né segretari, ma vincono le elezioni, dice Brogi.